Ciao a tutti, oggi è il 6 gennaio e giuro che non vi farò gli auguri come capita a me ogni anno di Buona Befana, che sono veramente degli auguri inutili perché non siamo delle befane ma siamo delle donne. In ogni caso, a parte questa premessa, ho cambiato location oggi perché ci tenevo a fare un video un po' particolare, nel senso che sono stata fortunatissima e ho ricevuto proprio per la Befana, per il 6 gennaio, due super pacchi, uno è questo e l'altro un po' più piccolino è questo, di Lush. Quindi, visto che a Natale non avevo potuto scartare i regali con voi per ovvi motivi, almeno questa volta ci tenevo a scartarli insieme a voi. Anche perché so che a breve, o forse sono già iniziati, devo guardare sul sito, iniziano poi i saldi direttamente sul sito Lush e solitamente mettono in sconto tutti i vari gift box, quindi le scatolone, tutti i set che contengono una serie di loro prodotti, perciò secondo me poteva essere carino e anche utile vedere un unboxing con questi prodotti. Allora, partiamo dalla scatolettina più piccola, che è questa qui, e iniziamo a scartare e a vedere un po' cosa contiene. Allora, iniziamo da questo pacchettino che è il Meraviglia Creativa. Adesso vediamo cosa contiene, intanto spacchettiamo insieme. Circa dopo mezz'ora sono riuscita a toglierlo. E intanto mi tengo qui la brochure con tutti i prodottini che contiene, così andiamo a vederli e leggiamo nello specifico. Sono carinissime queste scatole, sono super riutilizzabili. Come al solito la scatola contiene tutti questi, che non ho mai capito come si chiamano, me l'hanno detto infinite volte ma sinceramente non mi ricordo mai, quindi se voi ve lo ricordate fatemelo sapere. E andiamo a vedere cosa contiene. Allora, la prima cosa che contiene è questo qui, che è il Flutti di Bosco, ed è questo spumante da bagno. Ha un profumo molto molto caramelloso, viene voglia di mangiarselo. Bellissimo, bellissimi i colori. Poi ancora cerchiamo e contiene, vedo una ballistica. Oh mamma, adesso farò un disastro, voi non consideratelo, sistemerò tutto, prometto. E c'è questa ballistica che è la Think Pink, ballistica da bagno. Ecco, un bagno rosa shocking con tanti coriandoli a forma di cuore. Wow, deve essere stupenda, tra l'altro mi piace tantissimo anche il profumo. Io qui da me non ho il bagno, ma posso assolutamente provarlo a casa dei miei genitori e non vedo l'ora. Poi continuiamo a scartare, qui c'è una scatolettina che si è riempita di qualcosa di rosato. E questo è Rub Shower Scrub, che in realtà in italiano è la Tollo, e ce ne sono 130 grammi. Questo qui è un esfoliante tonificante rigenerante con una pioggia di cristalli di sale marino e succo di limone bio. Infatti, effettivamente è buonissimo. Io di solito utilizzo lo Shan Salt, questo ha un profumo molto simile. Non l'ho mai provato, quindi usavo lo Shan Salt in doccia direttamente come fosse uno scrub per il corpo, perché per il viso lo trovavo troppo aggressivo, quindi vi farò sapere come mi trovo con la Tollo. Anzi, tutti questi prodotti, se voi li avete già provati, mi raccomando un commentino qua sotto e mi fate sapere cosa ne pensate. Poi ancora vediamo cosa c'è. Ah, c'è questa crema che è la crema corpo Dulcis in Fundo e si chiama e dice: provami, 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 sono la tua futura crema per il corpo alla vaniglia con cocco e olio di Tamanu di Tahiti. Annusiamola, è buonissima, io non l'avevo mai annusata questa in negozio. Vanilla Delight si chiama in inglese, no, non l'avevo mai annusata, ma devo dire che il profumo è fantastico, fa parte della collezione permanente, che voi sappiate, non l'ho mai annusata, cioè è impossibile, è una cosa che mi piace tantissimo, ha un profumo molto molto delicato. E per finire, cercando, si trova ancora questa, che invece è la meravigliosa crema viso. Cerco di aprirvela, però questa qui è in 10 grammi, proprio un campioncino. Il profumo non mi convince, cioè non è un profumo dolce come quelli a cui sono abituata di solito da Lush, però questa crema la conosco per fama e so che è una delle migliori, quindi la proverò e vi farò sapere, anche se è proprio una super mini size.
Quindi per il primo pacchetto era tutto. La scatola adesso la svuoterò e cercherò di sistemare il disastro che ho fatto e poi sicuramente la riutilizzerò perché queste scatole sono veramente comodissime, ma ve l'ho già detto. Ora veniamo al super pacco gigante. Anche di questo tengo poi il cartoncino a portata di mano perché ho visto che è stra super pienissimo di prodotti, quindi devo assolutamente guardarli con voi. E me lo tengo qua vicino, se no non riconosco i prodotti. Bellissimo il fiocco di questo raso rosa. E poi questa scatola ha in più anche tutta questa nappa intorno, che non è necessario togliere secondo me, perché è tanto carina così, non voglio toglierla. E voilà, anche in questo ci sono i soliti. Questa volta ho dovuto togliere tutti questi cosini che mi erano caduti prima, perché a un certo punto stavo per iniziare a parlarvi e ho visto il mio gatto che passava con questo coso nella bocca, e se gli va giù gli fa assolutamente male, secondo me, non credo che sia commestibile per un gatto. In ogni caso guardiamo questo super pacchettone che è veramente gigante, e ho visto qui dalla scatolina che contiene un sacco di cose, tutte rosa tra l'altro, e iniziamo. Anche qui c'è una super ballistica gigantosa, quindi in formato grande, e adesso vi dico, è la ballistica Notti Magiche, la viaggiosfera rilassante alla lavanda per un magico tuffo tra le onde spumeggianti. Si sente in effetti il profumo di lavanda e ha la luna e le stelline disegnate sopra, è carinissima, che carina. Poi ha tutti questi colori pastello che mi piacciono tantissimo. Poi un'altra cosa che c'è, questo qui è lo scrub, e lo scrub è il Labracadabra, che io non ho mai preso tra l'altro. Ha un buonissimo profumo, è proprio di gomma, infatti si chiama bubblegum in inglese, sta proprio di Big Bubble, stupendo. Anche questo qui, sapete che io gli scrub Lush li amo, si è leggermente sciolto, probabilmente dovrò farlo rapprendere un attimo, però fantastico. E questo qui è in formato da 25 grammi, quindi il loro classico formato. Poi qui troviamo questo che è Monte Rosa, coccola da bagno, l'abbraccio più dolce rosa che ci sia, per chi vuole solo coccole. Quindi sarebbe sapone solido, non lo so, devo andare a vedere sul loro sito perché non ne ho idea. Forse è una ballistica, no, di questa forma, vero? Vabbè, se qualcuno l'ha già usata mi faccia sapere, io non la conoscevo. Tra l'altro questi sono molti prodotti non in edizione limitata, quindi è ricchissima veramente questa box. Poi andando avanti c'è un altro pezzettone di quello che abbiamo trovato anche nell'altra, che è il Flutti di Bosco, sempre questo sfumante da bagno che ha un profumo veramente stupendo, me lo mangerei. Poi qui c'è un'altra ballistica che è la ballistica Rocking Rose, rosa vintage per far ruotare le gonne in balli scatenati o per stare a casa indossando un baby doll. E infatti sa di rosa, il profumo di rosa è il mio preferito. Mamma mia, mi fa impazzire questa qui, è veramente profumatissima. Poi andiamo avanti e c'è una mini size di crema per le mani, e questa è la Mania, la crema per le mani Mania, non so mai dirlo come si chiama questa crema, Mania. Questa qui l'avevo già avuta, ha un profumo che non mi fa impazzire, però devo dire che come crema mani è validissima, è molto buona soprattutto quando si hanno le mani molto screpolate, durante l'inverno è perfetta per questa stagione. Poi, altra ballistica, questa volta con il fiorellino in mezzo, e questa qui, devo trovarla, è la Schiuma Party, non è una ballistica ma è un bagnoschiuma solido. E dice, il bagnoschiuma più dolce, rosa e vaniglioso per scatenarsi in un party glamour nella tua vasca da bagno. Quindi è un bagnoschiuma solido con un profumo spettacolare anche questo. È divino, ve lo assicuro, me la mangerei questa box. Poi andiamo avanti nella ricerca e ho trovato un'altra ballistica. Questa qui si sta staccando il fiorellino. E questa qui è di nuovo quella che avevamo trovato prima, la Think Pink, che è quella ballistica che vi ho letto anche nell'altro, sempre rosa, perché questo è proprio il cofanetto tutto rosa. Poi andiamo avanti e troviamo una mini size tra virgolette, wow, questo qui è il a piede libero, l'adoro questa crema,
fa di menta in un modo impressionante, è una crema per i piedi fantastica. Devo farvi vedere la mia routine per le varie maschere, creme viso, creme corpo, creme mani, creme piedi, e questa c'è assolutamente, la ricompro sempre, sono contentissima. Poi vi assicuro, ha un profumo celestiale. E ancora, qui ovviamente partono pezzi, si è tutto, le balistiche si sono tutte aperte, hanno fatto un disastro. Questo qui è la rosa di Smirne, un altro prodotto che adoro di Lush. È questo bagnoschiuma con questa consistenza cremosa che idrata e ha un sacco di profumo di rosa. È buonissimo utilizzato insieme al Regina di Rose, ma anche da solo, vi nutre la pelle mentre vi lavate. È un prodotto che a me piace tantissimo, lo adoro. E questo qui non è in taglia grande, ma è un campioncino perché sono 50 grammi, ma comunque vi dura perché ne basta davvero pochissimo. Poi, qui c'è un pezzo di... Questo è il Candy Candy, è uno dei miei profumi preferiti, lo riconoscerai sia per il colore che per il profumo. Niente da dire, questo è un pezzo da 100 grammi, quindi ce n'è un sacco. E poi ancora c'è il Fate Voi, questo profumo alla marena buonissimo. Questo qui è uno di quei saponi che conosco e quindi li riconosco subito. Fantastico, perché li avevo finiti tutti e due, sia questo che il Candy Candy. Quindi potrò finalmente rimetterli nel mio bagno. Il pacco è finito. Beh, devo dire che anche questo era un pacchettone super ricco. Ho trovato un sacco di cose che io utilizzo tantissimo, quindi veramente sono strafelice. Adesso non so quale sia il prezzo, ma perché me l'hanno regalato. Però nell'editing vado a vedervelo e ve lo metto direttamente nell'info box sotto il video, dove trovate tutto, e vi metto poi anche bene l'elenco dei prodotti che contiene ognuna di queste due box regalo che ho ricevuto. Quindi spero che questa tipologia di video, un po' insolita, un po' diversa dal solito, vi sia piaciuta e magari possa avervi dato qualche spunto nuovo o qualche spunto di acquisto per il sito Lush. In ogni caso vi ricordo di mettere mi piace al video se vi è piaciuto e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!